Ciao, io sono Mattia Lamaida e in questa lezione ci dedicheremo alle impostazioni della mano sinistra. Per una corretta impostazione della mano sinistra, teniamo a mente quattro regole. La prima riguarda come mettere le dita. Immaginate di stringere in mano una pallina da tennis. Quindi piegheremo le dita in questo modo. Infiliamole nella nostra impostazione a pallina da tennis il basso ed ecco qua il risultato. La seconda regola riguarda il pollice. Il pollice si muove dietro la tastiera in linea retta e funge da perno per il polso, spingendolo in avanti e tirandolo indietro. Spinge in avanti quando io devo suonare le corde più gravi e si ritira quando vado sulle corde più acute. La terza regola riguarda il tasto. Il tasto si suona in questa zona qui. Perché più andiamo verso la nota precedente, più rischiamo che la nostra nota suoni male. Quindi si suona alla fine dei tasti. La quarta regola riguarda il risparmio energetico. Infatti cerchiamo di lasciare le dita che hanno suonato nella posizione in cui sono. Risparmiamo le energie e utilizziamo soltanto le dita che ci servono. Regola del risparmio energetico. Ok, suonerò due di una serie di otto esercizi. Premetto che non sono molto divertenti, ma sono utilissimi, anzi indispensabili, se vogliamo sviluppare l'indipendenza di ogni singolo dito della mano sinistra. Nella descrizione del video qui sotto trovate il link al mio sito, dal quale potete scaricare gratuitamente il PDF con tutti gli otto esercizi e un riassunto di quello che ci siamo detti. Grazie e buono studio! Suoniamo prima a quarti, tenendo il tempo col piede, e ottavi. Thank you.